Benvenuti a questa edizione rinnovata dello Scapigliato Nero, per usare un eufemismo. Tantissime le novità, ma prima di tutto, sigla! E partiamo subito con la prima notizia. Tajani, Forza Italia non farà la stampella al governo Conte, perché deve tenere il catetere a Berlusconi. E veniamo alla sfavillante Barbara D'Urso, che è pronta a scendere in politica. E io che pensavo che più in basso di così non potesse andare. Nata una bimba da un embrione congelato 27 anni fa. Ne danno il lieto annuncio tutti i suoi nipoti. Luis Suarez già sapeva le domande che gli avrebbero fatto durante l'esame di lingua italiana. È pronto a fare il presidente del Consiglio. E veniamo al chierichetto toscano. Renzi, i ministri di Italia Viva sono pronti a dimettersi. Finalmente qualcuno che prende per il culo lui. La variante del Covid-19 è arrivata in Inghilterra, nonostante tutti abbiano starnutito nella manica. No, mi sa che questa la tagliamo. E questa era l'ultima notizia dello Scapigliato Nero nuova versione. Appuntamento alla prossima settimana.